Con Riccardo Santovito, Trastevere Montegiorgio 2-1, è stata una partita dura, nel primo tempo l'avete interpretata alla grande, siete andati avanti 2-0, nella ripresa loro ci hanno provato, alla fine tre punti fondamentali. Sì, l'importante alla fine era portare a casa il risultato, i tre punti che ci danno sicuramente continuità, e il secondo tempo poi loro comunque sia erano strutturati, quindi ci hanno messo un po' sotto, ma abbiamo tenuto botta, poi ci abbiamo il porta Semprini che... troppo forte, quindi siamo anche più tranquilli quando c'è lui. Riccardo, eroico oggi Semprini, almeno tre interventi, se non di più, miracolosi. Quanto, come dicevi tu, ti dà molta tranquillità, ma quanto è importante un giocatore come lui per voi difensori? Sicuramente tantissimo, cioè ci dà una tranquillità, una serenità che pochi portieri ti danno. Cioè, poi nonostante la giovane età, perché non scordiamoci che è sempre un 2004 e quindi è forte. Veramente tanto forti. Avete confermato l'ottima vittoria del turno scorso in casa della Samb con questa partita difficile ma comunque portata a casa. Adesso vi aspetta la trasferta sul campo del Sinti Albalonga. Dovete continuare così? Sicuramente, il nostro obiettivo è portare ogni domenica a casa i tre punti, perché siamo una squadra comunque sia forte, fatta di giocatori veri, e quindi niente, andiamo ad Albano sicuramente a cercare la vittoria e a prendercela. Riccardo, un'ultima domanda: che gol ha fatto Tortolano dal campo? Emiliano non lo devo dire io il giocatore che è, sicuramente per questa categoria è totalmente sprecato, è un giocatore fantastico, ogni volta che ha la palla in mezzo ai piedi sai sempre che esce sempre un qualcosa di importante, anche oggi l'ha dimostrato.